Namaskaram. Eccomi alla COP29 a Baku, Azerbaigian. Beh, dopo 3 anni di vera spinta da parte del movimento Salva il Suolo, finalmente la COP ha un tema. In solidarietà per un mondo verde. Quando diciamo mondo verde, non parliamo di dipingere il mondo di verde. Parliamo di foglie verdi. Come ho detto ripetutamente, ogni foglia verde in più che aggiungiamo è un piccolo passo in più verso la mitigazione del cambiamento climatico. Foglie verdi significa che sempre più suolo deve essere coperto dall'ombra. E una volta che è all'ombra e ci sono foglie verdi, allora gli organismi cresceranno. La perdita delle specie verrà significativamente arrestata. Quindi questo tema è molto importante. E questa inversione dagli idrocarburi o petrolio al suolo è un'inversione davvero importante. Questo cambiamento è innovativo ed è molto importante che tutti comprendano. Questa è una tattica vincente, nel senso che il 95% della vita su questo pianeta prospera sul suolo. Quasi il 60% vive nel suolo, tutte le specie. Il 54% delle mani dell'uomo ancora lavora il suolo. Quindi, questa inversione può significare un cambiamento importante per le comunità agricole, in particolare per i piccoli agricoltori. E in termini di sicurezza alimentare, valori nutrizionali, soprattutto i microorganismi. Perché la vita microbica è la vita fondamentale per tutti noi, per tutto quello che siamo, che tu sia un gatto, un cane, un essere umano. Una vita fondamentale è la vita microbica, ed è la sola che è possibile nutrire. Queste miliardi di specie di vita microbica nel suolo stanno scomparendo a un ritmo che non puoi immaginare. Quindi, in solidarietà per un mondo verde, è un passo molto importante. Sono contento di essere qui e spero che l'Azerbaigian assuma il ruolo di guida almeno in Asia centrale, dove c'è un'enorme quantità di terreno con popolazione molto ridotta. Questo è un territorio che può diventare l'esempio per il resto del mondo e certamente i terreni agricoli attorno al mondo devono farlo. Come parte di questo, il Movimento Salva il Suolo e Covery Calling stanno instaurando un esempio enorme da imitare. E come questo non sia l'ecologia contro l'economia. L'ecologia è economia. Se gestisci bene l'ecologia, anche l'economia ne sarà influenzata. Senza un suolo prospero non c'è vita prospera. Senza un suolo prospero non c'è prosperità nel cibo che mangiamo. Senza un suolo prospero non c'è prosperità nella vita che accade su questo pianeta. Quindi prosperità del suolo essenzialmente significa vita esuberante. È il mio augurio e la mia benedizione che la vita prosperi su questo pianeta. Il pianeta più ospitale nel sistema in cui viviamo. Sfortunatamente lo stiamo rendendo lentamente inospitale. Quindi il Movimento Salva il Suolo è quel movimento per assicurare che, ancora una volta, sia reso assolutamente ospitale per tutte le creature sul pianeta, perché la nostra vita non è separata dalla vita di ogni altra creatura, a partire da un insetto, al verme, alla pianta, alla vita microbica. Ognuno di loro partecipa alla vita che siamo. Quindi nutrire loro è come nutrire le radici del pianeta. Facciamolo accadere.